giornata dell'addio a Emanuele. Parleremo anche del ministro Orlando, che ha parlato di questo omicidio efferato. Vanno avanti intanto le indagini. Il caso dei cantonieri ex ANAS che in provincia di Frosinone vengono pagati ma non lavorano. Parleremo anche della proposta per il reddito di solidarietà che è stata avanzata in regione, e poi spazio allo sport, al calcio in particolare. Il Frosinone ieri è riuscito a strappare un punto prezioso a Cesena, è finita 1-1 con il gol al 91esimo di Mukulu. Queste ed altre notizie tra poco nel nostro telegiornale, non mancate né alla regia. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Non sei nato con la camicia? Non c'è problema. Vieni da Primo Sarto in viale 20 settembre a Sora. Una camicia su misura, ovviamente, elegante per le occasioni speciali, casual per tutti i giorni. Una camicia dal fit perfetto è il vero tocco di stile adatto ad ogni look. Se vuoi una camicia con dettagli unici, con tessuti di qualità, non sbagliare. Vieni da Primo Sarto in viale 20 settembre a Sora. 100 Odontoiatrico Le Torri, a Frosinone, la più imponente struttura del centro Italia. Professionalità, tecniche all'avanguardia, chirurgia implantare guidata, sedazione cosciente. Prima visita ed ortopanoramica al costo di 5 euro. 100 Odontoiatrico Le Torri, finalmente un sorriso alla portata di tutti. When there are clouds. Da oltre 90 anni e 3 generazioni, Ignara Motors è sempre presente con soluzioni vincenti sul mercato dell'automobile. Ford, Jeep, Hyundai, Mitsubishi, modelli e qualità competitivi, rafforzati dalla garanzia dei servizi che siamo in grado di assicurarvi. Consegne in tempi rapidi, assistenza pre e post vendita, consulenza tecnica, servizi di officina, oltre ad un fornitissimo magazzino ricambi dove troverete tutto quello di cui necessita la vostra auto. Ignara Motors, sempre al passo con le innovazioni tecnologiche del settore. Pulizia, traslochi, impiantistica, trattamento cotto, ristrutturazione edili, giardinaggio. In due parole, Consorzio Panda. I migliori e più qualificati servizi ambientali e strutturali per enti pubblici, centri commerciali, supermercati, ipermercati, negozi, enti privati, condomini, appartamenti. Perché la qualità è una cosa seria. Perché la professionalità è una specie in via di estinzione. Consorzio Panda, la risposta alle tue esigenze.
Informazione dalla provincia di Frosinone, oggi è la giornata del lutto, la giornata del dolore perché c'è l'ultimo saluto ad Emanuele Morganti, la giovane vittima del branco che è tornata nella propria terra dopo essere stato per molti giorni all'interno del Policlinico Tor Vergata di Roma. Dunque la giornata del lutto, la giornata del dolore, noi vogliamo riepilogare questa settimana davvero terribile per Alatri e per tutta la provincia di Frosinone con questa copertina. Davvero una settimana difficilissima per Alatri, per Techiena, per tutti i suoi abitanti, per la provincia di Frosinone. Oggi, come detto, l'ultimo saluto dunque ad Emanuele Morganti nella chiesa Castello di Techiena, le esequie del giovane ventenne. Si continua ad indagare sulla sua morte. Negli ultimi giorni stanno emergendo ulteriori dettagli. Gli inquirenti stanno lavorando però nel massimo riservo, non vogliono fughe di notizie perché si sta indagando. Lo ricordiamo, ci sono oltre 2 arrestati e anche 5 indagati che potrebbero essere, chissà, magari arrestati anche nelle prossime settimane qualora alcune fasi investigative vadano nel verso giusto. La città chiede giustizia, chiede che sia fatta giustizia, che sul banco degli imputati finiscano non solo i 2 che sono finiti in carcere, ma anche tutti gli altri che hanno partecipato a quella terribile rissa, a quella terribile serata. Insomma, si parla davvero di tantissime persone. Saremo a vedere dell'omicidio Emanuele Morganti. Ha parlato anche il ministro Orlando, intervenuto ieri sera ad una convention del Partito Democratico. Orlando, ovviamente, in questo caso può davvero fare molto. Vediamo. Abbiamo avviato gli accertamenti preliminari per verificare se ci sono state delle abnormità dei comportamenti del giudice. Entro qualche giorno avremo la risposta. Perché naturalmente dobbiamo assicurare, io qui parlo solo per 30 secondi da Ministro della Giustizia, assicurare giustizia alla famiglia e ringraziarli per le cose che la famiglia ha detto oggi, il fatto che chiede giustizia e non vendetta, e lo Stato dovrà dare una risposta e la darà. Ma poi dobbiamo anche interrogarci su perché, certo quella non è Alatri, lo sappiamo, ma perché su un pezzo di generazione può succedere questo, può emergere questa bestialità in un gruppo di più ragazzi, non ci sia uno che si pone il problema di dire fermati, ora basta. Naturalmente sono domande profonde, sono domande che non possono essere ricondotte alla semplificazione, alla genericità, ma sono domande che dobbiamo continuarci a fare, che devono ispirare anche a noi. Tutti siete a conoscenza, diciamo, della tragedia che ha colpito la nostra comunità nell'ultima settimana. Io volevo da qui esprimere, anche a nome, diciamo, del Partito Democratico di Alatri, e di tutti quanti, volevo esprimere il nostro cordoglio, la nostra solidarietà vera e sentita nei confronti della famiglia. E unirmi al coro di coloro che in queste ore stanno chiedendo con grande forza che venga fatta giustizia. Alatri non è
quello che stiamo vedendo in questi giorni nei media. Non è quella roba lì e io sono sicuro che la nostra comunità riuscirà a dimostrarlo. Però nel chiedervi di esserci vicino e nel chiedervi di farci sentire la vostra presenza, io vi chiedo di farlo oggi, ma vi chiedo soprattutto di farlo quando il clamore dei media, quando il clamore del circo mediatico non ci sarà più, ma resteranno i problemi. Io vi chiedo allora, in quel momento, di non farci sentire da soli e di non lasciarci da soli mai. Abbiamo ascoltato anche il segretario dei Giovani Democratici del Lazio, Luca Fantini, che proviene proprio da Alatri. Ora lasciamo l'argomento Emanuele Morganti, parliamo invece dell'arresto di due persone e la denuncia anche per truffa, porto abusivo di armi e falsità materiale da parte dei carabinieri di Ferentino. Hanno tentato infatti di incassare un assegno di 165.000 euro. Sono un 47enne ed un 45enne originari di Avellino e di Isernia che hanno tentato di incassare proprio presso l'ufficio postale di Ferentino questa somma, ma sono stati fermati dai carabinieri. Ora parliamo invece del caso dei cantonieri ex ANAS che dovevano lavorare in provincia di Frosinone, sono ben 41, sono pagati ormai da oltre un anno, ma per fare nulla. Dunque c'è l'appello da parte della UIL affinché si sistemi questa situazione. I 41 ex cantonieri ANAS, dopo il passaggio delle competenze per la manutenzione ordinaria delle strade regionali dalla provincia alla regione stessa, non sono stati più utilizzati, pur essendo retribuiti, con danni evidenti per le strade del territorio. È l'allarme lanciato dal segretario generale della UIL FPL di Frosinone, Paolo Pandolfi, per sollevare il problema dei cantonieri ANAS. È trascorso più di un anno, ha detto, e per i 41 lavoratori della nostra provincia nulla è cambiato. Sono costretti a restare inoperosi, essendo sprovvisti di mezzi e strutture per poter svolgere la loro attività. Tutto ciò ha comportato un progressivo ed inesorabile declino dei piani della rete viaria regionale, con grave pregiudizio in molteplici casi anche per la sicurezza della circolazione veicolare. Desta scalpore, a fronte di ciò, la decisione della stessa Regione Lazio di esternizzare, attraverso l'Astral, il servizio di manutenzione ordinaria riguardante il taglio dell'erba lungo le strade regionali e approvare la documentazione di gara, poi indetta, per l'affidamento del servizio di sorveglianza stradale, reperibilità H24, pronto intervento H24, nonché i lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale per l'importo, fino a dicembre 2018, di quasi 50 milioni di euro. Neanche in questo caso si è tenuto conto dei 41 dipendenti, responsabili della sorveglianza e cantonieri, che, sottolinea ancora Pandolfi, già operavano su quelle strade e che restano bloccati nei loro centri operativi, producendo un vero e proprio danno erariale. L'amministrazione comunale di Frosinone lavora per i campetti di Selvapiana, lì dove c'è un intervento per cercare di ristabilire quelle che sono le condizioni migliori per il campetto. Eccolo qui, lo vedete, i lavori stanno andando avanti e tra poco sarà pronto per essere fruibile a tutta la zona. Queste dunque le ultime novità che riguardano i lavori pubblici dell'amministrazione comunale di Frosinone. Parliamo invece di lavoro, perché in Regione Lazio è arrivata da parte di Mario Abruzzese la proposta per istituire un reddito di solidarietà che andrebbe a favore delle famiglie più in difficoltà, sarebbero 400 euro mensili per un anno. Ascoltiamo. Presentata alla Pisana dal consigliere regionale Mario Abruzzese la proposta di legge che istituisce il reddito di solidarietà destinato a garantire un'esistenza dignitosa ai nuclei familiari che vivono al di sotto della soglia di povertà, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale. Un provvedimento sottoscritto dal gruppo di Forza Italia. La proposta di legge costituisce anche una risposta, sottolinea Abruzzese, seppur parziale, a circa 350.000 disoccupati del Lazio. Potranno accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari in possesso di questi requisiti: la residenza in un comune della regione da almeno 12 mesi, l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE non superiore ai 3.000 euro, la mancata percezione di benefici economici previsti dalla normativa statale con le medesime finalità della presente legge, l'ammontare del reddito di solidarietà pari a 400 euro mensili per il nucleo familiare. L'erogazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi, eventualmente rinnovabile. Giova ricordare
dice ancora Abruzzese, che nel Lazio la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale nel 2015 è pari al 27%, inferiore rispetto alla media italiana, ma in aumento rispetto al 2014, anno in cui era pari al 24,7%. Si è svolto ieri presso la sala giunta del comune di Cassino la riunione del tavolo tecnico per analizzare le criticità relative alla fauna selvatica a seguito delle segnalazioni nel territorio di una presenza massiccia di cinghiali nelle aree di pertinenza del parco naturale di Monte Cassino. Lo vedete dalle foto, c'erano il sindaco D'Alessandro, il consigliere con delega alla protezione civile Ranaldi, ma c'erano anche i rappresentanti dell'area decentrata agricoltura di Frosinone, dell'ente regionale Parco Naturale dei Monti Aurungi, dell'ambito territoriale Caccia Frosinone 2 e del Corpo di Polizia Locale, oltre che dei volontari della VDS di Cassino. Si cerca dunque in qualche modo di ovviare a questo problema che sta diventando importante, quello della massiccia presenza di cinghiali nell'area di Cassino. Ora voltiamo pagina e andiamo ad aprire quella dello sport. Con un gol al minuto 91, il primo in maglia giallo-azzurra, Moculo ha pareggiato ieri sera i conti sul campo del Cesena, un punto davvero importante per il Frosinone perché preso in trasferta, preso agli ultimissimi respiri, ma soprattutto perché la SPAL, quindi aveva perso qualche ora prima in casa, dunque il Frosinone allunga di un punto rispetto alla seconda della classe. Vediamo com'è andata al Manuzzi. È l'anticipo della 33esima giornata del campionato di Serie B, il Frosinone al Manuzzi sfida i padroni di casa e lo fa da capolista. La SPAL ha perso, dunque opportunità per i canarini di allungare in vetta la classifica. Il tecnico, i due tecnici studiano l'avversario dopo una settimana di preparazione di questo match, sicuramente molto interessante. Subito il Cesena in attacco, c'è l'ex Cocco, il pallone in mezzo e poi si accende una mischia. Ancora Cocco che prova ad mettere il pallone nel sacco, anzi si trattava di un altro calciatore del Cesena, ma il pallone non entra. Ancora i padroni di casa scatenati ad inizio gara, c'è questo tentativo che però non sortisce effetti, si arrabbia Camplone. Frosinone che soffre nei primi minuti, altro tentativo dalla distanza, questa volta di Cascione, il pallone termina invece fuori, ancora i padroni di casa che insistono, siamo al minuto numero 20, c'è questo cross in mezzo per Andrea Cocco che segna, gol dell'1-0, il gol dell'ex, non esulta Andrea Cocco, ma un gol, dobbiamo dire, meritato per i padroni di casa che avevano spinto moltissimo nei primi minuti del match. Il Frosinone si fa vedere allora subito dopo con questo tentativo dalla distanza da parte di Dionisi, il pallone che viene respinto in qualche modo dalla difesa avversaria, non senza affanni, dunque Frosinone che finalmente si fa vedere. Poi c'è questo contrasto e la munizione per Ariaudo. Il Cesena cerca allora di trovare il gol del 2-0, questo suggerimento interno, ma c'è l'errore però clamoroso davanti al portiere, anche se si era alzata la bandierina dell'assistente dell'arbitro. 1-0 dunque, si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio, si accende un'altra mischia, questa volta finisce nell'elenco dei cattivi Federico Dionisi. Il match inizia però ancora con i padroni di casa che provano ad insistere con lo stesso Andrea Cocco che gira di testa mandando alto sulla traversa, Cocco vicino alla doppietta, davvero scatenato il numero 21, vuole dimostrare che il Frosinone ha sbagliato a cederlo. C'è quest'altro tentativo dalla distanza da parte degli uomini in maglia bianca, ancora Bardi che non viene molto impegnato su questo calcio di punizione. Frosinone che davvero fa fatica ad affacciarsi dalle parti della porta romagnola e deve subire altre opportunità create dagli uomini di Camplone come questa che non sortisce fortunatamente effetti. Davvero in difficoltà il Frosinone, irriconoscibile questa gara, ma sapevamo che era comunque difficile affrontare il Cesena. Ancora Cocco cerca di andare via tra un nugolo di avversari, calcia poi con il destro, pallone che però termina fuori.
C'è poi questo fallo ai danni di Ciofani e l'ammonizione a Crimi e ancora il Frosinone che si fa vedere nel finale. Marino getta nella mischia anche Mokulu, pallone in mezzo ed è proprio Mokulu che approfitta di un errore clamoroso del portiere in uscita e al minuto 91 mette nell'unica occasione creata dal Frosinone in questo secondo tempo il pallone nel sacco. Eccolo qui, ancora Mokulu che risponde dunque a Cocco, è stato lui praticamente a sostituire Cocco nel mercato di gennaio. Hanno fatto 1-1 i due attaccanti e 1-1 è finita la partita tra Frosinone e Cesena, un punto davvero importante per i canarini. Bene, ora ascoltiamo invece le interviste nel post gara, ascoltiamo sia Crivello che Mokulu. Perché loro comunque in casa sono una buona squadra, cioè soprattutto in casa, hanno fatto più punti in casa rispetto a 25. Comunque sono una squadra di qualità, quindi ci aspettavamo. Noi abbiamo sbagliato i primi 20 minuti soprattutto. Non è stata una partita facile per noi, però abbiamo fatto un gran pareggio, abbiamo visto anche il risultato della spalla. Noi abbiamo sofferto in mezzo al campo, abbiamo sofferto tutti, non è stato solo il reparto, perché dovevo essere forse più svegli a capire l'analisi della partita, quindi abbiamo sofferto tutti, non solo il reparto, però poi il secondo tempo è andato un po' meglio, abbiamo iniziato a calciare un po' più palloni verso i nostri attaccanti e sono riusciti a concretizzare l'ultima occasione con Benjamin, però non era una partita facile sicuramente, però è andata bene così, dai. Questo pareggio è quasi una vittoria, perché quando fai il risultato alla fine è sempre, ti dà una carica in più. Era, come ho detto prima, non era una partita facile perché il Cesena in casa è un'ottima squadra, quindi questo è un punto da grande squadra. Ha contato tanto, comunque in questi 4 anni diciamo ormai è nel nostro DNA questa caratteristica, non molliamo mai, infatti tante partite le abbiamo vinto, pareggiato oltre il 90esimo. I tifosi sono speciali e soprattutto è stato speciale quello striscione, perché sappiamo tutti la vicenda che è successa, è stata una cosa bruttissima, non mi pare neanche di parlare di accaduto, però siamo tutti noi nel Frosinone, società, giocatori, siamo vicini alla famiglia di Emanuele. Allora, sono felicissimo a livello di squadra perché siamo primi, quindi, però sono sincero, non è facile stare fuori per parecchio tempo, però mi devo fare trovare pronto, mi alleno sempre al massimo per farmi trovare a disposizione, quando scendo in campo spero di dare il mio meglio. Ho avuto un'emozione forte, molto forte, perché questo è quello che ho aspettato dall'inizio della stagione. È una liberazione, eppure portare un punto a casa. Penso che, visto la partita, è un punto d'oro. Mi fa molto piacere, devo continuare a lavorare e fare ancora tanti gol. La dedica a tutta la mia famiglia, alla mia moglie, a tutti chi mi sono dietro. E già ho ricevuto tutti i messaggi, non ho ancora letto niente, aspetto di essere in calma. Diciamo che un gol al 90esimo è sempre importante. Hanno preparato la partita bene, si è visto subito. Eravamo un po' sorpreso, però meno male che abbiamo fatto questo gol. Vabbè, adesso tocca a noi a fare una bella partita lunedì. Bene, davvero tutto per la nostra informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.